Continuiamo con la nostra compilazione della pratica di successione. Abbiamo visto in un precedente video come poter inserire un allegato. Ora non resta, abbiamo compilato tutto quello che ci sembrava appunto necessario. Ora procediamo ad eseguire un controllo telematico interno. Allora, infatti, Eredito qui in basso a sinistra ha la funzione di controllo telematico. Utilizzerà sempre il controllo su C13 dell'agenzia delle entrate. Basta cliccare, questo qui è un controllo interno, quindi non ancora il controllo definitivo per l'invio del formato autenticato per la spedizione tramite la piattaforma, ma dobbiamo quindi semplicemente eseguire un nostro controllo per verificare che la pratica sia completa. Eseguiamo il controllo telematico, attendiamo che Eredito esegua il suo controllo e vediamo se ci segnala errori. A questo punto ci ha segnalato che ci sono tre errori bloccanti, quindi è necessario ancora inserire nel quadro EG, inserire un documento che attesti le comprovate passività. Infatti io qui ho aggiunto una passività, anche ovviamente l'albero genealogico grafico, che è sempre obbligatorio, e anche una tua certificazione di richiesta agevolazione prima casa, in particolare quella del diritto di abitazione del coniuge. Quindi adesso procediamo quindi ad inserire questi tre documenti e poi eseguiremo poi anche di nuovo il controllo. Allora, abbiamo completato l'inserimento di tutti i documenti richiesti, quindi passività, agevolazione prima casa e albero genealogico, e adesso procediamo di nuovo al controllo telematico. A questo punto mi chiede ancora di andare praticamente a selezionare nel quadro EH l'obbligo appunto di presenza di documentazione sulle passività. Quindi andiamo in autocertificazione, andiamo su dichiaro che i documenti di prova delle passività legate alla dichiarazione sono copia degli originali, l'ultima opzione. Ricontrolliamo appunto il documento, il controllo e vediamo. Ecco, adesso il documento è controllato e quindi non presenta più errori bloccanti. Potremo così procedere adesso ad eseguire il controllo definitivo, l'autenticazione e l'invio.